La sosta è brutta che brutta, perché nel momento in cui il campionato è nel vivo, la Champions è nel vivo, ci dobbiamo fermare 2 settimane per 2 partite inutili, perché le 2 partite contro Belgio e Israele della Nations League sono 2 partite inutili. Sono 2 partite dove i giocatori rischiano l'infortunio. Però, essendo che il buon Ceferin deve andare a prendere voti dappertutto, ha messo questa stronzata. Lo torno a dire, mi prendo le mie responsabilità. La Nations League è una stronzata. È una cosa che non la guarda nessuno. Basta andare a vedere i dati televisivi. Ma soprattutto, se il nostro CT Luciano Spalletti fa delle convocazioni assurde, fa delle convocazioni che non stanno né in cielo né in terra, chi segue la nazionale quel giorno che c'è l'Italia dice: vado a vedere altro perché non mi interessa. Ma voi nel frattempo iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non vi perdete niente, continuate a supportarci con i mi piace, i commenti e l'iscrizione. Per voi è tutto grazie, ma per me è fondamentale perché ci porta nuovi contenuti, ci porta nuovi format, ma soprattutto possiamo portare qualche ospite, anche che la pensa in modo diverso da me, perché a me il dibattito mi piace, non mi piace fare il monologo. E poi abbiamo anche un secondo canale, The One True Extra, che lì parliamo di tutto tranne che di calcio, abbiamo anche dei contenuti social, tutto quello che creiamo è creato da noi. E vediamo la lista dei convocati di Luciano Spalletti. In porta c'è Michele Di Gregorio, prima convocazione di Michele Di Gregorio. Signore, ci voleva l'infortunio di Meret? Perché per il signor Luciano Spalletti Meret è migliore di Gregorio. Gianluigi Donnarumma, portiere titolare della nazionale, qui ci devono stare le gerarchie, per me. Anche se non sta passando un buon momento, Donnarumma è il titolare e Guglielmo Vicario. Per me i 3 portieri titolari della nazionale italiana sono questi. Meret lo lasciamo a Napoli perché, con tutto il rispetto, il Di Gregorio di ora è migliore di Meret. Però Spalletti, il nostro CT, decide lui. Andiamo a dire al centro in difesa. C'è Alessandro Bastoni, signore, se non convochiamo Bastoni, uno dei difensori più forti della Serie A e in campo europeo. Oh, Bellanova, Raul Bellanova, scusate, dell'Atalanta, sta facendo una buona stagione, ha alti e bassi, però va portato perché è un ottimo terzino, va benissimo. Poi c'è Alessandro Buongiorno, signore titolare del Napoli di Antonio Conte, si sta comportando bene e va portato e va fatto giocare. Poi c'è Riccardo Calafiore, il gioiello del mercato dell'Arsenal. Non era partito titolare nelle prime partite, poi piano piano ha preso il posto del titolare e ha fatto anche dei bei gol. E Calafiore ci sta. Cambiasso, signori miei, se non portiamo Cambiasso non è che perché è Juventino, non so che dobbiamo portare. È l'unico giocatore che riesce a fare le 2 fasi, è l'unico giocatore che è un giollo che lo può mettere in difesa e anche in attacco. E Andrea Cambiasso va giocato. Signori, Giovanni Di Lorenzo, ma che lo porta a fare? Giovanni Di Lorenzo, che lo porta a fare nazionale? Mi dovete spiegare il significato di Giovanni Di Lorenzo in nazionale, perché sta facendo bene in queste 6 partite? Ma se noi facciamo un progetto e tu decidi di lasciare a casa Acerbi e Darmian perché vuoi fare un progetto per il Mondiale 2026, Di Lorenzo non ci sta. Di Lorenzo, se tu vuoi fare un progetto per il Mondiale 2026, Di Lorenzo non ci sta. Che lo porta a fare? Poi sappiamo perché lo porta. L'ha messo titolare anche quando non stava in piedi durante gli europei facendo schifo e l'ha messa anche Di Lorenzo. Se c'era un altro CT io non avrei giocato e me lo porta ancora? E allora l'idea quando mi dici che non è convocato Acerbi e Di Marco per cambiare, per riuscire a fare una squadra per il Mondiale 2026, la presenza di Di Lorenzo non la riesco a capire. Di Marco ci sta, signori miei, è uno dei terzini più forti della Serie A. Gabbia, esploso. Okoli, signori miei, io sinceramente non l'ho visto per niente, perché non è che vado a guardare pure scusate, la Premier delle Leicester. Udogi sta facendo bene col Tottenham. Ma io vi dico una cosa, a posto di Okoli, un Gatti che sta giocando titolare con la Juve, che fino a questa settimana non aveva preso un gol, che sta giocando alla grande, non viene convocato, ho anche le mie idee. E
E andiamo a vedere a centrocampo. Signore, mi porta. Nicolò Fagioli, e ci sta perché nelle ultime partite sta facendo bene. Mi porta Davide Frattesi, che anche se non è titolare dell'Inter, perché ha un super centrocampo, quando gioca dimostra di essere all'altezza, anzi forse molte volte gioca anche meglio dei titolari. Lorenzo Pellegrini a oggi in questa nazionale non lo vedo io. In questa nazionale Lorenzo Pellegrini non lo vedo. Sta facendo schifo con la Roma, è sotto gli occhi di tutti e tu mi porti Pellegrini? Non lo riesco a capire, io questa scelta non la riesco a capire. Un Locatelli che sta facendo bene, un Rovella che con la Lazio sta facendo bene, non lo consideri e mi porti Pellegrini? Altra cosa, bocciatura totale per Cristante. Cristante non si vede più, come in difesa non vediamo più Mancini o Gatti. E poi io non riesco a capire, Nicolò Pisilli sta facendo bene con la Roma, ma tre partite ha fatto tre partite con la Roma, fra cui due le ha giocate bene gol, però se lo andiamo a vedere già in Europa League come ha fatto schifo tutta la Roma, l'ha fatto schifo pure lui. Noi dobbiamo portare giocatori che possono dare qualcosa. Io dico che Pisilli è il futuro, lo torno a dire, del centrocampo dell'Italia, ma oggi se vuoi costruire qualcosa, Pisilli non è l'uomo giusto. Io oggi avrei portato più un Locatelli, avrei portato più un Rovella. Sta facendo delle scelte folli che io non riesco a capire. Forse era meglio portare un attaccante in più, però a oggi è lui il CT e lui va avanti. Andiamo a vedere il centrocampo. Samuele Ricci ci sta, che sta facendo una bella stagione. E Tonali, signori miei, Tonali è uno dei centrocampisti più forti della nazionale. Deve tornare, deve trovare il ritmo e vediamo più avanti quando tornerà a trovare il ritmo. Sarà il perno centrale del nostro centrocampo. Vediamo gli attaccanti. Non c'è, avevo portato Moise, che non c'è perché ha una lombalgia, e viene Lucca. Signori, Lucca nazionale, fortissimo. Lucca nazionale, peccato che non gioca neanche con l'Udinese. Poi Daniel Maldini, io capisco che vuole fare la storia, la dinastia, da Cesare a Paolo a Daniel Maldini, però signori miei, Daniel Maldini in nazionale. Daniel Maldini in nazionale gioca col Monza, ultimo in classifica. Non è perché è ultimo, perché non mi dà quella sensazione. Se era questo talento, il Milan lo teneva. Poi Giacomo Raspadori, mi porti Giacomo Raspadori che a Napoli è la quinta scelta. Me lo porti per giocare titolare? E Matteo Retegui per me deve sempre giocare perché è il titolare. Se sta bene, nell'ultima partita ha fatto 3 gol, però gli altri 3, signori miei, io quando andiamo ad affrontare il Belgio, la difesa del Belgio si mette a ridere. Lucca, Maldini, Raspadori, e vediamo chi resta fuori. Signori miei, resta fuori Politano. Un Politano che è riuscito a convincere Conte, che quando era all'Inter l'ha cacciato, invece l'ha voluto tenere il giocatore, non lo convochi. Non mi convochi Zaniolo che sta facendo bene. Non mi convochi Orsolini. Non mi convochi Zaccagni. Zaccagni non me lo porti. Non mi convochi El Shaarawy. Signori, ma che sta facendo questo CT? Scelte folli. Scelte folli, non mi porta i giocatori che stanno facendo bene, perché per sue cose personali, non lo so, me le deve spiegare. Un Orsolini che non me lo porta, un Politano che non me lo porta, un El Shaarawy che non me lo porta, un Zaccagni che non me lo porta. Forse ha deciso di giocare col 3-5-2 e pensa che giocatori come Orsolini, come Foroluscio, come Zaccagni non stanno bene al 3-5-2. Ma come? Tu eri l'uomo del gioco d'attacco,
del 4-3-3 e alla fine, per tenere la poltrona della nazionale, hai deciso di sottometterti al 3-5-2. Siamo messi male. Siamo messi male. Ditemi la vostra sotto nei commenti.